Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Oggi. In apertura di questo telegiornale ci occupiamo di sicurezza. Le stragi del sabato sera, i dati agghiaccianti degli incidenti stradali, la guida in stato di ebbrezza, i rischi del telefonino al volante. Tiene banco il tema della sicurezza stradale. Questa mattina al comune di Salerno oltre 200 studenti hanno preso parte al roadshow Sii Saggio Guida Sicuro, giunto all'ottava edizione e promosso dall'associazione I Meridiani. Sentiamo. C'erano oltre 200 studenti stamani al Comune di Salerno per il roadshow Sii Saggio Guida Sicuro, giunto alla sua ottava edizione promosso dall'associazione Meridiani. Si è parlato di sicurezza stradale, delle misure di prevenzione della tecnologia, aprendo le porte al dibattito e al confronto tra famiglie, scuole, enti locali e forze dell'ordine per sensibilizzare i giovani ai corretti comportamenti da assumere in strada. Del resto, le tragedie del sabato sera, il rischio di assunzione di alcolici e superalcolici e quello del telefonino al volante hanno portato i dati degli incidenti stradali con cui si è aperto il 2020 ad essere a dir poco preoccupanti. Purtroppo i bollettini, le notizie della televisione, dei giornali sono agghiaccianti. Giovani vite stroncate dopo una festa in discoteca, dopo una passeggiata in macchina, per comportamenti che potrebbero essere tranquillamente evitati, anzi assolutamente governati. Non bisogna bere prima di guidare, non bisogna parlare a telefonino mentre si guida, non bisogna sembrerebbero la declamazione e la declinazione di fatti ovvi. Purtroppo così non è. Le giovani generazioni hanno una idea della loro vita come qualcosa di immortale, di non toccabile dagli eventi sciagurati. Purtroppo, ahimè, non è così. Sono stato giovane anch'io qualche decennio fa e ricordo che anch'io ero lambito da questa idea che le cose a me non succedevano. Purtroppo succedono. Succedono e bisogna evitarle semplicemente, semplicemente. Deve scattare nel cuore di ciascuno di noi la consapevolezza che con semplici atti si possono evitare delle tragedie. Semplici atti. Il progetto Sii Saggio Guida Sicuro prevede la partecipazione delle classi degli istituti di primo e secondo grado della Campania al concorso di idee Inventa una soluzione per la sicurezza stradale, che consiste nella proposizione di una soluzione per il miglioramento della sicurezza stradale e nell'assegnazione di circa 41 premi. Questo progetto Sii Saggio Guida Sicuro è un progetto di sensibilizzazione rivolto a giovani delle scuole secondarie primo e secondo grado della regione Campania. Ottava edizione, questo progetto si svolge con più incontri formativi in tutte le scuole della regione. Oggi è un evento particolarmente importante perché siamo in una sede istituzionale con oltre 200 studenti, le scuole del Salernitano che già hanno partecipato alle precedenti edizioni. Lo scopo del progetto è quello di far lavorare i ragazzi in modo attivo, elaborando loro stessi delle idee, delle soluzioni per la sicurezza stradale, con l'obiettivo di sensibilizzarli facendoli capire che sono un soggetto attivo, non semplicemente spiegandoli quali sono le regole, ma cercando di dargli la ratio di queste regole. Il tutto si concluderà il 3 aprile in Piazza del Plebiscito con la premiazione. E veniamo alla cronaca, ci spostiamo a Nocera Inferiore dove è stata fatta esplodere una bomba carta la scorsa notte in via Matteotti all'interno di un locale che ospita distributori automatici per l'erogazione di bibite. L'esplosione ha mandato in frantumi i vetri delle macchinette danneggiando i meccanismi. La saracinesca è stata divelta, ma sentiamo la cronaca dell'accaduto in questo servizio. È stato sottoposto a sequestro il locale Teca Bar in via Matteotti a Nocera Inferiore, dove all'1.45 di questa notte è esploso un ordigno, una bomba a carta che ha scosso i residenti della zona. Tra le ipotesi non si esclude anche la bravata, ma ci sono dubbi e sospetti per il gesto che è emblematico. Paura tra i residenti per il boato che ha squarciato il primo silenzio della notte, l'esplosione all'1.45 quando ormai per strada non c'era più nessuno e le attività di ristoro nei paraggi avevano chiuso i battenti. Seriamente danneggiato dall'esplosione il Teca Bar che si trova all'incrocio tra via Matteotti e via Cittarella in pieno centro a pochi metri dal palazzo di città. Rimane sempre aperto all'interno dei distributori automatici di snack e bibite divenuti fin da subito meta preferita di ragazzini e di tanti giovani anche
per la competitività dei prezzi. I portici del palazzo e la zona antistante sono punto di ritrovo per tanti ragazzi che frequentano la città. Per fortuna l'atto delinquenziale è stato messo a segno quando la zona era deserta e solo alcuni abitanti della strada si sono accorti dell'accaduto, dando l'allarme alle forze dell'ordine. Immediato l'arrivo dei carabinieri del reparto territoriale che hanno transennato la zona ed avviato i rilievi della scientifica. Il locale è ora sotto sequestro giudiziario in attesa dell'evoluzione delle indagini. Non si esclude alcuna pista, dal gesto balordo all'atto intimidatorio, al gesto meditato di concorrenti nel settore. Saranno ora le telecamere presenti in zona, i cui filmati sarebbero già stati acquisiti dai militari dell'arma, ad individuare gli eventuali responsabili. Cresce però la preoccupazione in città e la richiesta di maggiore sicurezza di uomini in divisa per il controllo del territorio, come più volte sollecitato alla prefettura di Salerno, soprattutto in occasione dei fine settimana, quando le strade sono affollate fino a tarda notte. Restiamo nell'agro, rissa tra due famiglie di allevatori di cava dei Tirreni, 5 persone alla fine sono state denunciate dai carabinieri della locale stazione e nel corso della rissa i militari dell'arma hanno anche sequestrato un'ascia utilizzata per il litigio. Sentiamo. I carabinieri della tenenza di Cava dei Tirreni hanno denunciato in stato di libertà per il reato di rissa 5 cittadini cavesi. I fatti sono avvenuti lo scorso fine settimana alla frazione Croce di Cava dei Tirreni. Il deferimento è scattato in seguito ad un'attenta attività di analisi condotta dagli uomini dell'arma, i quali avevano ricevuto una denuncia querela per quella che sembrava essere un'aggressione unilaterale subita da due allevatori del posto. Invece, una volta raccolti tutti gli elementi, i carabinieri della tenenza di Cava dei Tirreni hanno denunciato in stato di libertà due contrapposte famiglie di allevatori che, per motivi inerenti all'utilizzo delle aree di pascolo, nel corso di una discussione sono passate alle vie di fatto. Nel corso della rissa, i carabinieri hanno anche accertato la presenza di un'ascia che è stata sottoposta a sequestro. I militari dell'arma, guidati dal tenente Vincenzo Pessolano, in queste ore stanno proseguendo le indagini per approfondire la vicenda e soprattutto per appurare il coinvolgimento di altri soggetti. Nuovo sequestro intanto per l'imprenditore Ciro Barba, l'imprenditore nocerino già condannato in via definitiva per estorsione continuata aggravata da finalità mafiose. La Guardia di Finanza di Salerno, su delega della Procura della Repubblica di Nocera, ha eseguito un nuovo decreto di sequestro preventivo nei confronti dell'imprenditore, integrando un precedente sequestro cui era stata data esecuzione lo scorso mese di aprile. L'imprenditore condannato in via definitiva per estorsione continuata aggravata da finalità mafiose, nonché in primo grado per associazione mafiosa, reato estinto per prescrizione, si è nel tempo adoperato per liberarsi formalmente delle sue proprietà, intestandole a prestanome per sottrarsi all'applicazione delle misure di prevenzione. La misura cautelare reale, in parola, ha riguardato conti correnti, veicoli e proprietà immobiliari dell'indagato e della moglie, oltre alla proprietà di 5 società con sedi in Campania e in Toscana, operanti nel settore delle costruzioni e di quello agroalimentare, per un valore complessivo di oltre 1,5 milioni di euro. Parallelamente, nei confronti dei soggetti coinvolti nel corso dell'operazione del 2019, sono state compiute attività di indagine anche da parte della Procura della Repubblica di Pisa. E intanto aumentano i furti nella Piana del Sele, abitazioni prese di mira dai ladri anche questo fine settimana. I sindaci dei comuni di Ponte Cagnano, Bellizzi e Montecorvino hanno inviato una lettera al prefetto di Salerno Francesco Russo per chiedere la convocazione di un tavolo per la sicurezza. Sentiamo. Un comitato per l'ordine pubblico in prefettura per reiterarsi di episodi di furti in abitazioni nei territori di Montecorvino, Pugliano e Bellizzi, con le denunce aggravate da tentativi di truffa agli anziani che arrivano anche dalle limitrofe Ponte Cagnano e Battipaglia, soprattutto nella zona di Belvedere. Tre sindaci, Alessandro Chiola, Mimmo Volpe e Giuseppe Lanzara, scrivono al prefetto a seguito dei numerosi reiterati furti, scrive Chiola, che si stanno susseguendo ormai da mesi in
incontrerò tutti i cittadini e i comitati autonomi che si sono formati per il controllo del territorio. In prima persona, i primi di dicembre, ho chiesto personalmente un incontro con il prefetto di Salerno per manifestare le nostre preoccupazioni e chiedere un immediato intervento per far fronte a tali fenomeni che si stanno susseguendo sia sul territorio del comune di Montecorvino Pugliano che limitrofi. Come comunicatoci in risposta alla richiesta, abbiamo ottenuto l'incremento del pattugliamento sul territorio. È evidente, scrive Chiola, che non è sufficiente. Chiediamo di non essere abbandonati in quanto vittime evidenti di una banda numerosa che ha campo libero per i terreni limitrofi e le vie autostradali. Chiedo a chiunque noti autovetture e persone sospette che si aggirano sul territorio di avvisare le forze dell'ordine senza mettere in pericolo se stessi e gli altri. Chiediamo, spiega anche il primo cittadino di Ponte Cagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, la convocazione da parte della prefettura di un tavolo tecnico insieme a tutti gli altri sindaci dei comuni interessati dagli episodi. Abbiamo la necessità di individuare nuove strategie per porre fine finalmente a questo drammatico problema. E il giorno dopo gli arresti dei carabinieri per spaccio di droga nella città di Pagani, si rafforza il pensiero del procuratore Centore e allarme sociale nel quartiere sottratto allo Stato in mano alla criminalità. Sentiamo. Un'enclave, una zona franca, un quartiere sottratto allo Stato in mano alla criminalità. Hanno utilizzato queste parole carabinieri e magistrati che ieri mattina, nel corso della conferenza stampa, hanno illustrato i dettagli dell'operazione Bora. È il blitz messo a segno dai carabinieri all'alba di ieri che ha portato allo smantellamento di una banda di spacciatori che operava in Viale Trieste, strada che si trova a ridosso del centro storico e dei quartieri Lamia e Casa Campitelli. La droga, soprattutto cocaina, veniva spacciata alla luce del sole, come dimostrano le immagini diffuse dai carabinieri, anche davanti a minori che vivono nel quartiere, ed è questo un elemento che il tenente Simone Cannatelli, comandante della tenenza dei carabinieri di Pagani, ha tenuto a sottolineare. Insomma, tutti sapevano. Il procuratore Antonio Centore ha parlato di allarme sociale che non deve essere sottovalutato, mentre il comandante provinciale dei carabinieri Gianluca Trombetti ha rimarcato come lo Stato si è riappropriato di un territorio diventato fortino della criminalità che aveva trovato nella droga un affare da lauti guadagni. Quindi chiaramente si tratta di una fotografia, di un'analisi di un territorio molto specifico, però anche questo microcosmo, non neanche tanto micro per il numero di acquirenti, e non costituisce altro che una riconferma di quanto sia diffuso il fenomeno, come non accenni proprio ad arrestarsi né a diminuire di dimensioni. Questa attività di spaccio si svolgeva sicuramente da molto tempo con le stesse modalità, che erano di un'evidenza imbarazzante nel loro svolgersi e che quindi non può essere sfuggita agli abitanti del luogo, così come non è sfuggita agli investigatori che, pur dovendosi organizzare in maniera estremamente complessa con telecamere, con appostamenti con binocoli su palazzi vicini, pedinamenti, attività di osservazione in orari impossibili, e sicuramente era un'attività che non poteva essere sfuggita neanche a un bambino abitante in quel quartiere. È stato particolarmente complesso, ha richiesto un impegno veramente trasversale su più fronti da parte della tenenza di Pagani, perché si trattava di un'area sottratta alla legalità per via della sua conformazione urbanistica, che non consentiva un accesso ordinario da parte delle forze di polizia senza che fosse segnalato il loro passaggio, in particolare dell'arma dei carabinieri. E quindi è stato complesso riuscire a trovare un sistema che consentisse il monitoraggio, la verifica e il riscontro di tutte le cessioni di sostanze stupefacenti che erano al loro interno. Questo come
abbiamo avuto modo di dire prima, è stato dovuto sì alla configurazione urbanistica, che è particolarmente anche concentrata e quindi difficoltà di accesso, ma alla presenza di una forte componente criminale al suo interno e alla impermeabilità rispetto anche agli altri residenti all'interno del quartiere. Quindi non c'è stato un filtro da parte loro, se non attraverso un riscontro, un'evidenza da parte dell'Arma dei Carabinieri. Non ce l'ha fatta il 67enne di San Giovanni a Piro, Gerardo Petrillo, rimasto gravemente ferito nell'incidente che si è verificato la mattina di venerdì scorso sulla statale 517 Bussentina. Il servizio. Si è rivelato fatale l'incidente verificatosi venerdì scorso a Sanza lungo la SS517 Bussentina per l'uomo alla guida di una delle auto coinvolte nel terribile impatto. Il cuore del 67enne di San Giovanni a Piro ha cessato di battere nelle scorse ore a Ruggi d'Aragona di Salerno, dove era stato trasportato in eliambulanza subito dopo l'incidente in cui era rimasto coinvolto insieme ad altri veicoli. Le condizioni del 67enne, dopo essere stato estratto dalle lamiere, si erano rivelate subito gravi, tanto da aver richiesto l'intervento dell'eliambulanza. I sanitari del 118 avevano dovuto lavorare non poco per stabilizzare le condizioni dell'uomo che a seguito dell'impatto era stato colto ad arresto cardiaco. Prima di predisporre il trasferimento a bordo delle eliambulanze, i sanitari avevano operato in maniera tale da stabilizzarne i valori e consentire così il viaggio. Dopo 5 giorni di tentativi, purtroppo questa mattina la notizia della sua morte. Si aggrava quindi il bilancio dell'incidente che ha visto coinvolti diversi veicoli, in particolare l'auto con a bordo il 67enne di San Giovanni a Piro, che si è scontrata con un furgone che procedeva in senso opposto e altri 2 veicoli che sono rimasti coinvolti dopo il primo scontro. Solo lievi ferite per le altre persone coinvolte nell'impatto, mentre ad avere la peggio l'uomo a bordo dell'auto, che aveva da subito preoccupato i soccorritori. L'uomo infatti era rimasto incastrato nella sua auto rimasta distrutta dall'incidente ed era stato necessario l'intervento tempestivo ed immediato dei vigili del fuoco per liberarlo dalle lamiere. Per il 67enne era subentrato un trauma addominale ed era stato affidato alle cure dei sanitari per provvedere all'immediato trasferimento a Ruggi, mentre altri feriti meno gravi erano stati invece curati sul posto o trasferiti presso l'ospedale Luigi Curto di Polla. Questa mattina poi la notizia del tragico epilogo. E torniamo in città, a Salerno. Le condizioni meteo buone ed il bel tempo stanno favorendo lo svolgimento dei lavori di dragaggio al porto di Salerno nel migliore dei modi. Lo riferisce l'assessore all'urbanistica del comune di Salerno, Mimmo De Maio. Il primo step dovrebbe concludersi entro un anno. I fondali, ricordiamo, passeranno dagli attuali 6 agli 11 metri a conclusione dell'opera. Sentiamo. Prosegue senza sosta il lavoro della maxi draga Breidel al Molo Manfredi di Salerno. Si scavano i fondali per garantire un più ampio pescaggio per le navi da crociera che dall'inizio della primavera prossima faranno scalo alla stazione marittima disegnata da Zaadid. Le attività, che andranno avanti 24 ore su 24, consentiranno di passare dagli attuali 6,40 m ad 11 metri di pescaggio. La prima parte dei lavori, che terminerà entro metà marzo, porterà i fondali a 8,40 m. C'è fiducia e ottimismo da parte dell'assessore all'urbanistica e alla mobilità del comune di Salerno, Mimmo De Maio. Fino adesso la tempistica prevista dall'intervento è pienamente rispettata, ci aiuta sicuramente anche le condizioni atmosferiche, che sono assolutamente favorevoli da questo punto di vista. Loro dovranno operare fino al 30 marzo, eventualmente prorogabile fino al 15 di aprile, che rappresenterà il primo step, sicuramente il più significativo, dell'importo complessivo del lavoro che dovrà essere svolto, che prevede la movimentazione di circa 3 milioni, anzi di più di 3 milioni, 3 milioni e 300 mila metri cubi di sabbia, che deve essere poi, diciamo, sistemata, sversata all'esterno dell'area portuale. No, assolutamente l'inquinamento no, perché questo tempo che si è consumato per avviare i lavori era fondamentalmente finalizzato ad avere tutte le attività di caratterizzazione che sono state svolte da più laboratori, così come la norma prevede, per essere tra di loro incrociati. Abbiamo dovuto mettere in essere tutti i dispositivi che la VIA, cioè la valutazione di impatto ambientale,
definita in sede ministeriale ha previsto, quindi con un monitoraggio ante opera, durante l'opera, post opera, quindi tutti questi aspetti sono stati chiaramente del tutto verificati e se è in fase attuativa speriamo nel giro di un anno di completare questo primo step che possa fondamentalmente poi coincidere con l'avanzamento dei lavori che invece l'amministrazione sta portando avanti per quanto riguarda Piazza della Libertà e anche i concomitanti lavori di riqualificazione del Molo Manfredi. E a proposito di urbanistica parliamo invece ora di mobilità perché sarà adottato da domani 22 gennaio il senso unico di marcia con direzione Montemare nei pressi del sottopasso via Settimio Mobilio via Torrione. Ai veicoli in pratica che percorrono via Mobilio giunti all'intersezione con via Torrione è fatto obbligo di dare la precedenza a quelli viaggianti su quest'ultima e quindi di svoltare obbligatoriamente a destra. Ed andiamo avanti con il nostro telegiornale, un concerto di solidarietà su un tema di scottante attualità. Sabato prossimo al Teatro Augusteo di Salerno, Segni distintivi, il duo di poliziotti cantautori si esibirà nel concerto dal tema Verso un porto migliore. La band che ha scritto il brano La Pagella, dedicata al 14enne migrante morto in mare, con la pacella cucita in tasca, chiuderà il concerto a cui parteciperà anche un coro di bambini dell'Istituto Alfonso De Caro. Sentiamo. La musica, la cultura, la solidarietà, l'immigrazione, le tragedie del mare, i porti sicuri. L'argomento è di scottante attualità ed il concerto Verso un porto migliore lo testimonia. Sabato prossimo al Teatro Augusteo di Salerno debutterà in versione live Segni distintivi, il duo di poliziotti cantautori composto da Angelo Forni e Fabio Sgro, balzato alle luci della ribalta per il brano La Pagella, dedicato al 14enne migrante morto in mare con la pagella cucita nella tasca della giacca. Al concerto parteciperà il coro di 50 bambini Dream and Sing, composto dagli alunni dell'Istituto Comprensivo Don Alfonso De Caro. L'incasso della serata andrà in beneficenza per iniziative di solidarietà promosse dall'ARCI e dall'associazione La Tenda. Sì, devo dire che è successo tutto molto in fretta, quindi siamo ancora quasi non ci crediamo ancora che da quando abbiamo iniziato a suonare, circa 10 anni fa, qualche canzone nata magari durante la pattuglia, oggi poter presentare insomma un lavoro che va avanti da tempo con canzoni oltre alla pagella che avete già sentito, insomma, ma con canzoni che raccontano storie e raccontano anche storie personali. E arrivare qui non è sicuramente un traguardo, però è inaspettato e fa molto piacere poi trovare, per me che vengo da fuori, trovare questa accoglienza, ecco, è veramente, veramente importante, veramente bello. Da quell'idea, da quella situazione spiacevole, aspettavate di arrivare fin qui? No, in realtà no, infatti l'ho detto anche alla conferenza stampa scorsa e ci tengo a rimarcare questo aspetto, nel senso che non mi piace strumentalizzare quello che è successo. Noi abbiamo fatto nient'altro che raccontare una storia che personalmente quando l'ho ascoltata in TV mi ha segnato e quindi questa cosa, se deve essere, come in realtà credo abbia preso questa strada qui, se deve essere un veicolo per informare, per far comprendere alle persone che ecco, questa storia che è capitata mettendosi, provando almeno a immedesimarsi in questo caso nell'immaginario di un ragazzino 14enne di un paese del terzo mondo che prova a migliorare la propria esistenza venendo in quello che abbiamo chiamato appunto un porto migliore, ben venga. L'assessore alla cultura del comune di Salerno, Tonia Wilburger, lancia un grido di solidarietà da Palazzo di Città. La cultura, come ormai stiamo procedendo su questa strada, comprende varie realtà e quindi chiaramente la solidarietà ci tocca particolarmente, perché il tema della solidarietà, essendo venendo io da un'associazione, da una vita associazionistica, quindi siamo ben predisposti su questa linea. Quindi appena è stata data questa proposta molto interessante, perché appunto abbraccia una realtà molto delicata, che è appunto quella dell'immigrazione e quella di come da una difficoltà
terribile si riesca a tramutare in una positività, quindi in cultura e quindi in arte. Ed ora invece è il momento di dare uno sguardo alla nostra rubrica, alla pagina degli appuntamenti. Va bene, ora ti darò un bacetto, ma non farti illusioni. Al Cinema Teatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno quest'oggi è in programma il film I migliori anni della nostra vita con Monica Bellucci, tre gli spettacoli alle ore 17, alle 19.30 e alle 22. Ingresso intero 6 euro, ridotto 5 euro. Per informazioni 089 2204 89 www.cineteatrosandemetrio.it. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. E tra poco parleremo di sport, in modo particolare di calcio, del prossimo impegno che attende la Salernitana in campo alla Ricchi col Cosenza, ma lo facciamo tra pochissimo e non prima di aver visto insieme anche cosa ci riservano le previsioni del tempo per le prossime ore. A tra poco. In collaborazione con... Per te che sei sempre attenta a ciò che porti in tavola, Todis, la spesa di qualità a prezzi convenienti. Con i suoi reparti freschi, Todis è garanzia di bontà e genuinità. Ortofrutta, salumeria, gastronomia, macelleria. È un vasto assortimento di prodotti bio, senza glutine, senza lattosio, vegani e vegetariani. A Salerno, in via Roberto Volpe, zona Sant'Eustachio. A Nocera Inferiore, via Nicola Bruni Grimaldi 37, nei pressi della stazione ferroviaria. Fino al 19 gennaio, gocce di verdura 1,99 euro. Lupini in salamoia, mezzo chilo, 99 centesimi. Clementine con foglia, 1,19 euro al chilo. Prosciutto cotto ginepro, 59 centesimi letto. Prosciutto crudo nazionale, stagionato 16 mesi, 1,19 euro letto. Pomodori pelati, 400 grammi, 30 centesimi. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. E Giampiero Ventura non può mai abbassare la guardia. La vittoria di Pescara ha avuto infatti un immediato contrappeso rappresentato dagli infortuni occorsi a Ciccerelli e Lopez. Il tecnico granata potrebbe anche confermare il 4-4-2. In quest'ottica il mercato potrebbe cambiare. Sentiamo. L'emergenza non ha mai spaventato Giampiero Ventura, capace di far volgere a proprio favore anche la sorte più beffarda. Rimasto a corto di uomini per poter confermare il 3-5-2, il trainer genovese ha risposto all'emergenza cedendo ad una tentazione, quella che lo accompagna da luglio, ossia il 4-4-2. Con questo modulo, che nella sua versione più spregiudicata può tramutarsi in un 4-2-4 già adottato a Pisa ed in altre sue esperienze in panchina, Ventura ha trovato equilibrio, occupazione degli spazi ma anche ampiezza per ripartire sulle corsie laterali. Il 4-4-2 di Pescara è stato figlio dell'emergenza e di certo una catena di destra con Ciccerelli, Terzino e Lombardi davanti a lui era qualcosa che neanche un cultore della libidine come Ventura avrebbe osato immaginare. L'ex Foggia è stato messo KO da Busellato ed ha rimediato una ferita al piede che ha richiesto 5 punti di sutura. Al momento il suo recupero per sabato è difficile. Out anche Lopez, che ha rimediato un problema muscolare proprio nel giorno della sua migliore prestazione in granata. In attesa delle ufficialità per Aie Curcio, Ventura valuterà qualche soluzione tattica adottare in vista della sfida col Cosenza. Caro, Di Tacchio e Chine torneranno a disposizione, mentre Ertò avrà una settimana in più di lavoro col gruppo. L'ipotesi 4-4-2 potrebbe prendere piede qualora, lasciando il punto interrogativo in merito alla presenza di Cirelli, Ventura decidesse di dare fiducia a Calombò o di spostare Caro a destra.
Senza Lopez, Jarosicki potrebbe spostarsi a sinistra lasciando ad Aia o Billong il posto in mezzo accanto a Migliorini. Dalla cintola in su ci sarebbe addirittura abbondanza. Lombardi e Chine potrebbero fungere da esterni. Acquapà e Žižek dovrebbero essere confermati in cabina di regia, così come Gondo e Djuric in prima linea. Col 3-5-2 invece ci sarebbe il ritorno del trio difensivo titolare, composto da Caro, Migliorini e Jarosicki, con Aia pronto ad insidiare il cipriota. Lombardi sarebbe l'esterno destro, Chine potrebbe tornare ad agire sulla corsia mancina, con Maestro spostato in mezzo nel trio mediano completato da Kpak, Pro e Žižek. Le scelte tecniche sono più che mai legate al mercato in questa fase, perché se Ventura dovesse propendere per un cambio di modulo, la Salernitana potrebbe aver bisogno di un terzino destro puro, visto che Cicerelli non lo è e Calombo pare destinato a partire. E la Lazio ha sempre in rosa Casasola, seguito dalla Cremonese, pronta a liberare Mogos, senza dimenticare De Col, svincolatosi dallo Spezia, e già in estate proposto alla Salernitana. In mediana resta aperta in uscita la porta per Firenze e Dodger, per cui ci si aspetta un altro innesto. In attacco invece è sfumata la pista egiziana per Yalov. Solo in caso di partenze la Salernitana tornerebbe sul mercato delle punte. E nuova occasione interna per la Paganese, che ospita invece la Viterbese Azzurro Stellati, reduci dal pari interno con la Sicula Leonzio. Sono desiderosi di tornare al successo casalingo. E nel campionato di Serie B2 invece di basket, morale alto in casa Virtus Arechi dopo la bella vittoria nel derby interno con Sant'Antimo. Nel mirino il primo posto in classifica, ma anche la continua crescita sul piano fisico e del gioco di squadra per arrivare al top, ai playoff. Sentiamo. Sì, innanzitutto facciamo i complimenti alla PSA, perché ci ha messo veramente in difficoltà ed è stata forse la squadra che maggiormente ha lottato su questo campo per 40 minuti, mettendoci veramente in difficoltà per tutto l'arco della partita. Noi abbiamo approcciato abbastanza male dal punto di vista difensivo, perché abbiamo subito 27 punti il primo quarto e 46 credo all'intervallo. Giocare 90 punti, oltre 90 punti, sicuramente non è nelle nostre potenzialità, perché facciamo appunto della difesa la nostra forza, che è lì che dobbiamo vincere le partite, è lì che puntiamo di fare. Loro sono stati molto bravi, hanno avuto grandi percentuali al tiro nei primi due quarti, soprattutto con Carnovani, che se non mi sbaglio l'intervallo era al 100% a tre punti con un 4-4, quindi noi siamo stati poco attenti a quello che tra l'altro avevamo detto in settimana, quindi dispiaceva per quello, anche perché poi nella metà campo offensiva i canestri non mancavano, quindi si vedeva chiaramente che il problema era, ti ripeto, nella nostra metà campo difensiva. Poi la partita è girata al terzo quarto, quando probabilmente abbiamo messo Tortuga 3, e lì abbiamo fatto un mini parziale grazie al mismatch che aveva spalle a canestro, con due o tre canestri consecutivi appunto spalle, e poi loro sono provati a rientrare, però quei 6-7 punti di scarto che ci ha regalato appunto quel parziale lì ce li siamo tenuti fino alla fine. Loro sono provati a rientrare alla fine, noi purtroppo non abbiamo avuto una grandissima percentuale liberi come hanno avuto loro con Matrone, tanto in lunetta, poi fortunatamente nei due momenti più importanti hanno fatto 1-2 sia lui che Provenzani, e quindi ci hanno lasciato la vittoria. Fare una partita vera, lo dicevamo già, è sicuramente un qualcosa che ci può aiutare in questo momento della stagione, e siamo contenti di averla vinta nonostante l'assenza di Ale, di Poti e di Gallo, perché comunque sono assenze che pesavano, e lo vedevamo anche quando oggi comunque ci poteva mancare un tre di ruolo, no? Perché giocavamo con due guardie come Diomede e Ciribeni, e abbiamo poi adattato Lollo che può fare quel ruolo, quindi sicuramente era un'assenza pesante, anche, ti ripeto, il fatto di dover forzare un po' Cantone in cabina di regia poteva essere preoccupante. Invece noi, nonostante questi infortuni che fanno parte del gioco, abbiamo fatto una partita vera, e nonostante la bravura, perché ripeto, facciamo i complimenti a Sant'Antimo, abbiamo portato a casa i due punti. E con il basket si chiude qui questa edizione del nostro telegiornale. Al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti, in ogni caso vi rimando alle prossime edizioni del nostro telegiornale. Grazie come sempre per averci scelto. Arrivederci. Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.